Buongiorno a tutti, sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio condividere con voi la riparazione di un hoverboard guasto, in particolar modo con un BMS guasto. Premendo il pulsante di accensione non dà nessun segno di vita. Proviamo a ricaricarlo con il suo caricabatterie originario. Si tratta di un caricabatterie automatico che si disinserisce da solo a 42 volt di uscita per 2 A. La carica è indicata dalla luce rossa lampeggiante. Una volta inserito il jack nel connettore della ricarica, il caricabatterie non mostra alcun segno di vita e tantomeno l'hoverboard. A questo punto decido di aprire il tutto e vedere cosa c'è all'interno. Per prima cosa vado a svitare tutte le viti della calotta di sinistra, dove è contenuto il controller. All'interno di questi hoverboard troviamo sempre gli stessi componenti. Nella parte di sinistra abbiamo il controller dei due motori da 350 watt da 36 volt. Nella parte destra troviamo la batteria al litio da 36 volt. Ai lati troviamo i due controller digitali della pressione che governano la marcia avanti e la marcia indietro in maniera indipendente per i due motori posti sulle due ruote laterali. I due sensori di pressione destro e sinistro rilevano la pressione del piede e attivano il comando avanti o indietro in maniera indipendente per ciascun motore. Passando in rassegna, la scheda del controller è quella più soggetta a guasti. Nella parte laterale troviamo i MOSFET di controllo per il motore destro e sinistro, mentre nella parte centrale abbiamo il microprocessore centrale e l'alimentatore che genera tutte le tensioni di riferimento. Prima di procedere oltre, però, per scrupolo, andiamo a verificare la presenza della tensione 42 V sul connettore dell'alimentatore caricabatterie. Verificata la presenza dei 42 V necessari per caricare una batteria da 36, possiamo procedere oltre. Inizio col misurare una tensione di riferimento che dovrebbe essere di 15 volt su un test point. Sul multimetro leggo 12 volt, indice di qualche anomalia sulla tensione di alimentazione. Osservando lo schema elettrico, la tensione 15 volt è ottenuta riducendo la tensione di 36 volt attraverso uno step down converter. Questo circuito, modulando il gate di un MOSFET con una frequenza con un duty cycle inferiore al 50%, si ottiene una tensione pulsante di 15 volt filtrata dal condensatore elettrolitico. Tensione da cui vengono derivate la più 5 volt e la più 3,3 volt per il micro. La tensione di 15 volt quindi è fondamentale per il buon funzionamento dell'hoverboard. Misurando la corrente di ricarica di questo hoverboard, notiamo che questa è pari a 0, segno che anche il circuito di ricarica non funziona. In questo caso, il guasto potrebbe trovarsi o nella parte centrale, nell'alimentatore step-down converter che fornisce i 15 volt, oppure a monte nel voltaggio della stessa batteria. E il fatto che quest'ultima non si ricarichi mi fa propendere proprio per quest'ultima tesi. Pertanto ritengo opportuno andare a controllare proprio la batteria smontando l'altra calotta destra dell'hoverboard. Scollego il connettore di alimentazione del LED di segnalazione posto sulla calotta. Andiamo immediatamente a verificare la tensione di questa batteria al litio. Vado a staccare i due connettori XT60 che collegano la batteria al resto del circuito. Vado a testare la presenza della tensione su questo connettore della batteria con un multimetro e trovo una tensione di 28 volt che è decisamente troppo bassa per una batteria da 36. Per verificare la bontà della batteria vado a tentare di ricaricarla utilizzando il caricabatterie modificato con un connettore XT60 per bypassare il circuito del controller. Vado a misurare la tensione del caricabatterie che si mantiene sui 42 volt, segno che la batteria non è in cortocircuito.
Con una pinza amperometrica vado anche a misurare la corrente assorbita in fase di ricarica pari a 0. Batteria in effetti non si sta ricaricando. Segno che c'è qualcosa che non funziona all'interno della batteria stessa. Decido di smontare questa batteria per ulteriori verifiche al suo interno. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like ed iscriversi al mio canale. Grazie per il vostro preziosissimo contributo. Una volta rimossa questa batteria, leggiamo sulla sua etichetta le sue caratteristiche: una capacità di 4,4 Ah e un voltaggio di 36 V da caricare a 42 V 2 A. In genere queste batterie si vendono già pronte per essere sostituite, sono in configurazioni 10S2P, cioè 10 serie di due paralleli, per un amperaggio che di solito raramente supera i 5 Ah. Una volta aperto l'involucro in plastica, al suo interno troviamo proprio il pacco batterie con la sua classica termoplastica blu e all'interno anche il circuito BMS, ossia il Battery Management System, che si occupa di proteggere la batteria da sovracorrenti e da sovrascarica. Questo circuito di solito è il principale responsabile di eventuali problemi a tutte le batterie al litio, perché contiene dei MOSFET che si occupano di staccare il negativo della batteria dal negativo del carico nel caso di sovraccarica, sovracorrente, cortocircuito o sovrascarica. Infatti, questo BMS, in condizioni di buon funzionamento, i negativi della batteria e del carico devono essere collegati tra loro. Pertanto, andiamo ad effettuare questa misura collegando un multimetro al positivo e al negativo della batteria. Misuriamo 33 V, mentre con il puntale negativo collegato su P-, cioè sul carico, misuriamo 28 V circa. Questa differenza è dovuta proprio alla conduzione dei MOSFET che non avviene in maniera corretta. Pertanto questo BMS è guasto. Osserviamo da vicino lo schema elettrico di uno di questi moduli BMS, nello specifico ad esempio un 3S. Ciascuna cella a litio è collegata a destra ad un modulo di bilanciamento che serve per scaricare la tensione della batteria quando questa supera i 4,2 V. Questo modulo non è presente nel mio BMS. La stessa cella o gruppo di celle allo stesso tempo è collegata in parallelo ad un modulo che serve a proteggere la batteria HY2210. Questo modulo misura la tensione ai capi della batteria e manda a livello logico basso il pin 1 in caso di sovratensione o sovraccarica e il pin 3 in caso di sottotensione o sovrascarica della batteria. Queste due condizioni di overcharge o overdischarge, a seconda dell'ipotesi, vanno a commutare dei transistor PNP, a seconda di quello che si verifica, che porteranno delle tensioni positive sui nostri test point OC e OD, polarizzando positivamente dei transistor NPN che a loro volta andranno a collegare a massa i gate delle due gruppi di MOSFET relativi all'interruzione da sovratensione o sovraccarica e da sottotensione o sovrascarica rispettivamente. Per finire abbiamo un ulteriore transistor, modulo di protezione temporanea dal cortocircuiti, che rileva la tensione presente su una resistenza di potenza di bassissimo valore e quando in caso di cortocircuito la sua base risulta essere polarizzata positivamente con una tensione superiore a 0,6 V, anche questo transistor mette a massa il gate del gruppo di MOSFET relativo, interrompendo la connessione tra il negativo della batteria e il negativo del carico.
Queste funzioni di protezione possono essere svolte o da singoli chip dedicati come l'HY2210 o da microprocessori veri e propri inseriti nel BMS che controllano queste batterie poste in serie. Nel mio BMS troviamo i 10 chip di controllo e i relativi 2 transistor ad esso collegati e non abbiamo, come già detto, il circuito di bilanciamento. Il guasto di uno solo di questi chip impedisce la corretta chiusura del MOSFET e da qui la differenza di tensione rilevata tra il negativo della batteria e il negativo del carico. Piuttosto che riparare il singolo modulo BMS, cosa di cui magari ci occuperemo in un altro video, vado, per questioni di economicità e di velocità, a sostituire direttamente questo modulo con uno nuovo. Vado a dissaldare i 2 negativi, uno della batteria e l'altro collegato al carico, e mi procuro un nuovo modulo BMS 10S avente le stesse caratteristiche di corrente del modulo precedente. Una volta collegato il connettore di collegamento alle singole celle, vado a saldare i pin relativi al negativo della batteria e al negativo del carico. E mentre io faccio queste saldature, voi che ne dite di mettere un bel like a questo video se vi sta piacendo e magari anche iscrivervi al canale? Grazie mille per il vostro prezioso contributo. Questi moduli BMS in genere, una volta collegati, saldati, non hanno alcuna tensione all'uscita. Per poter attivare l'uscita della tensione, devono essere messi in carica con la tensione normale di ricarica, semplicemente per qualche secondo, per attivarne l'uscita. Staccando il connettore e rimisurando nuovamente col tester, vedremo che l'uscita sarà attiva con il livello di tensione della batteria. Quindi ricordate sempre di attivare l'uscita di questi moduli ponendoli sotto carica per un po'. A riprova del buon funzionamento del nuovo modulo BMS, vado a caricare la batteria e con una pinza amperometrica vado a misurare la corrente assorbita adesso dal pacco batterie con il nuovo BMS. Abbiamo ben 2 A di ricarica, quindi questa batteria da 4 A si ricaricherà in circa 2 ore con il nostro caricabatterie in dotazione. Nel frattempo, con del nastro biadesivo nella parte posteriore del BMS, vado a rincollare il mio BMS al pacco batterie. A questo punto, che il mio pacco batterie è testato e funzionante, posso procedere a rimontarlo nel suo involucro di plastica e reinserirlo all'interno dell'overboard. Inseriamo i 2 connettori XT60 e incrociamo le dita. Con il caricabatterie originario e passando attraverso il connettore di ricarica dell'overboard, vado a far ricaricare le mie batterie fino al termine della ricarica. Nel frattempo, l'assorbimento di ricarica, come già visto, è di circa 2 A. Dopo qualche ora la carica è terminata, il LED è spento e l'assorbimento è pari a 0. La tensione della batteria carica è di circa 41.3 V, quindi possiamo andare a rimontare il tutto e fare un po' di test. Una prima prova sul banco da lavoro, l'overboard sembra funzionare perfettamente. A questo punto occorre una prova sul campo. Bene amici, anche la prova sul campo dà esito positivo e quindi abbiamo riportato a nuova vita questo overboard. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.